Benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi è un svuota la spesa. Ho fatto una spesa piccola, non ho fatto una spesa grande. Sono andata qui al negozio del mio paese, si chiama il City Family. E niente, poi vi faccio vedere quello che ho acquistato. Allora, per prima cosa ho comprato la salsiccia di suino a 7,90 € al chilo. Ho preso 328 grammi a 2,59 €. Poi vi faccio vedere una bella ricetta che vado a fare con questa qui. E poi ho preso 2 etti di mortadella, li ho pagati 2,97 €. Il prosciutto cotto che era in offerta a 9,90 € e ho preso sì, quasi 4 etti, 3,17 €. Poi ho acquistato The Professional Crema, insomma, la panna per i dolci, ecco, volevo dire questo qui, 100% vegetale. Naturalmente privo di lattosio, perché come sapete io prendo sempre le cose senza il lattosio, più volume da montare e già zuccherata. Questa marca io mi trovo benissimo, la uso da parecchio tempo. Va bene, poi ho preso, ne sono due, non riesco a trovare l'altro. Vabbè, 2 pacchi di biscotti della Nippur per i miei piccolini, per Alessio e Mattia. Poi ho preso mezzo chilo, hai saltato mezzo chilo di mozzarella. Eccolo, è arrivato il sottofondo di Alessio. Come in ogni video, c'ho il suo sottofondo, sta facendo lite con il fratello. Va bene, mezzo chilo di bocconci mozzarella, scusate, 4,13 €. Poi ho acquistato la Santa Rosa Amarena, ideale per dolci. Poi ho preso un rotolo Balconi al cacao, sì, cacao. Ah, questo costava a 1 euro. Poi ho comprato, voi sapete che nel mio frigo non deve mai mancare la pasta sfoglia, perché vado sempre a fare di svuotafrigo, però è meglio che stanno. Ho acquistato sia tonda che no, solo tonda e una quadrata. E poi per la prima volta ho acquistato sempre di questa marca qui, che non la trovo, se l'ho persa, quindi non saprei proprio. Vabbè, poi ho preso 2 di latte senza lattosio, poi le gocce di cioccolato per fare qualsiasi cosa, la carne trita 3,21 €, questo è macinato misto di bovino e suino, il petto di pollo, ho preso una vaschetta 4,30 €, questo è mezzo chilo. Ho preso la confezione grande da 600 grammi del Nesquik a soli 2, quasi 3 euro. E ho preso questa qui, la vado a svuotare nel barattolo. Allora, prima busta è andata. Allora, poi ho preso il lievito Mastro Fornaio, questo qui, il lievito di birra ultima. Ho notato che mi trovo meglio con questo e non con il cubetto. Poi ho comprato le fave sgusciate, poi vi faccio vedere una bella ricettina che vado a fare con queste qui. Vado a fare una ricettina proprio, una ricetta tradizionale della Puglia. Poi vi farò vedere. Qui ho acquistato un pacco di vella, delle pennette piccole, e poi ho preso 2 di pastina di vella. Poi ho preso la salsa barbecue, questa qui è della Develi, oh, come si pronuncia? Vabbè, salsa barbecue, io proprio con l'inglese.
Poi questa qua della Nutka vado a fare poi un bel dolcino. Poi Orochak, quando vado con il mio Alessio, vedo come sono schiacciate. Poi a 99 centesimi il Pancarré della Mulino Bianco. Poi ho preso questi qua della Maggi. Vabbè, sono tipo i noodles, però non volendo abbracciare di nomi che non li so pronunciare. Fujian, Fujian, Yakun, Yakatin, vabbè, se sei capito. Ai ai ai. Allora, poi ho preso questi qua della Sogni d'Oro, coccole della natura, regolarità con senna e tarasacco. Questi qua a me piacciono molto le tisane, se nel pomeriggio che è la sera, è proprio una mia coccola. Questa, e poi ho preso queste qua, cocoa e orange, cacao e arancia, della Sant'Angelica, le tisane, queste qui. No, questa è la prima volta che acquisto questa qua del cacao. Poi, sempre in tema cacao, cacao amaro, 89 centesimi. Ho finito la seconda busta. Andiamo con la terza busta. Ah, poi ho preso, perché il bambino faceva i capricci, infatti l'ho già aperto, questi qua, i Kinder Pinguì e le caramelle Haribo, Haribo, che bontà. Poi c'ho il braccio che mi fa male stasera, ho preso una storta. Vabbè. Ah, come vi dicevo prima, l'altro pacco biscotti della Nippo sempre per il bambino, poi vabbè l'altro latte, quello senza lattosio che ho messo nell'altra busta. Poi ho preso quello del cacao amaro e questo è il cacao zuccherato. Latte parzialmente scremato, latte perla. Strano perché non l'ho preso. Vabbè. Latte perla, perché uso quello senza il lattosio. Boh, se non Alessio l'ha messo nel carrello, non lo so. Poi ho preso le sigarette, stavo dicendo, le sottilette della Welcome a 1,15 euro. Ogni tanto i prezzi me li ricordo. Qui ho preso una bottiglia di vino da 75 ml, Borgo di vino rosso, e ho dimenticato il vino bianco come al solito. Vabbè, mannaggia, mi fa un po' finito. Poi ho preso stava già fatto l'impasto. Ne ho prese due vaschette. Siccome sto facendo un po' tardino stasera perché sono le 20:47, sono appena tornata da fare la spesa, non so cosa cucinare, quindi metto una pizza in terra, vediamo che mi esce fuori. Vabbè, un pacco di würstel, quelli grandi. Ah, ho finito, mi manca qualche altra cosina. Va bene, questa spesa qui mi è venuta a costare, ve lo dico subito, ho speso la bellezza di 79,67 euro. Aspettate che metto qua a fuoco, non so se si vede, 79 centesimi e 60, no, 69 euro e 67 centesimi, magari forse così. Va bene, questa è tutta la mia spesa, diciamo, settimanale che sono andata a fare. Mi mancano alcune cosine, però avevo Alessio nel carrello che ha iniziato a piangere, quindi me ne sono dovuta scappare, però avevo da comprare ancora la verdura. Un po' di legumi secchi, infatti ho preso solamente le fave, vabbè. Spero che domani, come dorme, glielo lascio a mio marito, il bambino, devo riscappare di nuovo al negozio. Però, per arrangiare, ora ho la roba. Purtroppo sono andata con tutte e due, si era addormentato Mattia in macchina, l'ho dovuto lasciare all'altro mio figlio, quello il grande, con Mattia. Mi sono dovuto portare adesso, che si è svegliato, è venuto dentro, insomma, un macello, perché sono entrati bravi bravi.
poi hanno iniziato a piangere, quindi me ne sono dovuta scappare. Bene, allora questa è il mio svuota la spesa di oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per non perdervi altri video. Basta attivare la campanella e quindi avete poi una notifica. Vabbè, ma sapete come funziona. Quindi mi trovate su Instagram come LucriLoveHome e sono anche su TikTok sempre con lo stesso nome LucriLoveHome. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi altri video. Questo è stato il mio svuoto della spesa. Spero che vi è piaciuto. Anzi, più che altro, che vi ho tenuto un po' di compagnia e vi ho dato un qualche piccola idea. Niente, ci vediamo con il sottofondo di Alessio che sta ritornando piangendo. Vi saluto. Vieni qua, vieni. Bacino medicina. Passato. Noi chiudiamo il video e corro subito a fare le coccole a lui. Ci vediamo. Fai ciao. Dai ciao. No, non vuoi dire ciao. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!